Sì, buongiorno, ciao a tutti. Avrei tre cose da dire per quanto riguarda questa apertura. Allora, io che sono un contribuente forfettario partita IVA che lavora nell'ambiente informatico, potevo rimanere aperto anche nel periodo di chiusura, ma non vedendo alcun cliente disponibile a venire, ho messo un cartello che ho scritto aperto solo su appuntamento. Il problema è che in 2 mesi di appuntamenti ce ne sono stati zero, con 5 telefonate. Ma la cosa più grossa è che adesso che abbiamo riaperto effettivamente, abbiamo fatto una scoperta ulteriore che ci lascia molto perplessi. E il nostro fornitore non ha pezzi, non ha notebook di fascia inferiore ai 1000 euro, non ha quasi nulla di ricambio e prodotti che ci possono servire nel caso di un intervento o nel caso di una richiesta da parte dei clienti. E questa è una situazione abbastanza imbarazzante. Difatti, se andiamo a vedere i listini, notiamo che c'è scritto in ordine in arrivo a fine giugno, forse. Io vorrei capire com'è possibile lavorare. In questo caso ci vengono comunque richiesti gli affitti, e anche questo è un problema abbastanza inquietante, che è quello che noi potremmo defalcare il 60% andando in compensazione con le tasse, cosa che per noi diventa improbabile, impossibile, specialmente per chi magari è forfettario e che di tasse paga non tantissimo, avendo un reddito intorno ai 15-16 mila euro. Fate conto che andare in compensazione di un affitto per un locale come il mio di 20 metri quadri, paghiamo 700 euro al mese. Spiegatemi voi com'è possibile per noi avere questa liquidità. Quello che abbiamo letto è proprio questa cosa di poter ammortizzare con le tasse e andare in compensazione, ma pensiamo che la cosa migliore sarebbe fare il contrario. Spesso e volentieri chi ci affitta sono società o magari anche privati che hanno più immobili e forse hanno più liquidità di noi. Secondo me andava studiata una formula diversa, o addirittura la possibilità di avere la sospensione totale per 3 mesi, o avere, non lo so, un aiuto a fondo perduto per poter ripartire, perché così sicuramente andremo verso la chiusura definitiva, nonostante che nel mio caso mancano ancora 5 anni alla pensione. Spiegatemi voi come sarà possibile andare avanti. Queste sono realtà che nessuno dice, ma che effettivamente sono così. Disponibile con chiunque che possa magari dire il contrario a dimostrare quanto sto dicendo in questo video. Un altro esempio di mancanza di prodotti è quello delle webcam. Ho avuto la richiesta per almeno 20 pezzi da varie persone di webcam, modelli però non costosi, e se provate anche voi non si trovano su tutto il territorio europeo e credo da nessuna parte webcam. Ci sono degli esempi di webcam, non vi dico le marche, ma marche buone, che costavano 25-27 euro più IVA a noi rivenditori, che adesso si trovano in vendita a 90 e 100 euro. Queste sono le porcherie della situazione attuale. Prodotti di ricambio, altri prodotti che dai fornitori non sono disponibili. Insomma, la situazione non è per niente bella. Molti di voi diranno anche: ma come, il settore informatico che funziona sempre? Io lo faccio da una trentina d'anni e devo dirvi che una cosa del genere non l'ho mai vista. Perciò, anche se qualcuno dirà: sei tu, come succede spesso nei social, non accetto assolutamente questo discorso. Provate a cercare una webcam di quelle che costavano 50 euro, a vedere se le trovate di marca, se
e vi accorgerete che il prezzo è raddoppiato se non triplicato. Dimenticavo una cosa importante. L'unica cosa certa di questi 3 mesi, 2 passati e il prossimo che stiamo affrontando da adesso, dall'apertura del 4 di maggio, è che l'unica cosa che io ho trovato in ufficio sono le bollette degli affitti, le bollette dell'energia elettrica e telefono, la bolletta del comune per pagare la tassa sull'immondizia. Insomma, solo cose da pagare, mentre noi non abbiamo nessuna entrata. Spiegatemi voi com'è possibile affrontare una cosa del genere con la situazione reale di, nonostante la voglia di aprire, di non poter lavorare per quello che ho descritto precedentemente. Grazie ancora. Un saluto a tutti e buona vita.